Ragazzi, l'evento estivo è qui e ci accoglie con una musica bellissima. Allora, cioè, scusate un attimo, se uno accende il gioco e si ritrova davanti queste tre skin bellissime, cosa viene da pensare? Soprattutto se uno è un main McCree e si ritrova questa cosa. Mamma mia, allora ragazzi, io il video l'ho già fatto, solo che mi sono scordato di far vedere alcune skin. Quindi diciamo che ci sono due parti, una in cui provo la modalità Lucio Ball e questa qua in cui voglio far vedere tutte le skin e andremo a vedere i dettagli anche di quella di soldato, che è quella più particolare, perché guardate, è bellissimo, mamma mia. Allora, c'è da dire che mi sono già preso quella di McCree, anche se probabilmente ho sbagliato, perché se mi esce in loot box mi faccio il culo, veramente. Allora, andiamo immediatamente a vedere. Andiamo a vedere Junkrat, che ha ottenuto una bellissima skin, quella da Cricket. Spettacolare, ragazzi, Australia, come vi ricordate, come, vabbè, Junkrat viene dall'Australia e c'ha la gamba, cioè non ha la gamba, ecco, che ha sostituito benissimo con una di quelle cose del cricket. Io mo non lo so bene come funziona. Comunque è una bella skin, però probabilmente sto colore qua giallo, non lo so, vabbè, so che è dell'Australia, però non mi convince del tutto, ecco. Però c'è da dire che è comunque una bellissima skin, come tutte le altre, ragazzi. Tutte le skin che hanno fatto mi piacciono da morire. Vediamo l'arma com'è. Ah, qua c'è l'inghippo. Vabbè, bellissima. Allora, dai, ritiro quello che ho detto. Guardate qua, guardate qua le bombe che lancerà a forma di palla da cricket. Bellissimo, mamma, mamma mia, spettacolare. Cosa dire di McCree? McCree è un bagnino, ha l'asciugamano sulle spalle, i capelli biondi. L'arma è particolare, poi l'è infradito, vabbè. Ha cambiato la scritta sul cinturone, adesso si chiama SAMF anziché BAMF. Dovrebbe significare Badass Motherfucker, però non lo so, non ne sono sicuro. Però è l'unica, è una delle poche opzioni plausibili. Non saprei dire cosa vuol dire BAMF se non quello che ho detto prima. Se avete delle indicazioni scrivetelo nei commenti, sarò felice di capire. L'arma Desert Seagull, bella, bellissima. Old Flare Launcher, ah, in pratica l'hanno fatta in modo tale che assomigliasse ad un segnalatore di quelli là che lanciano i razzi della pistola, insomma. Non so se avete presente quelle pistole lanciarazzi che si usano in barca quando devi fare una segnalazione e così ti vedono e sanno dove sei. Bellissima, mamma mia. Mercy ha ottenuto la vittoria alata, meravigliosa. C'è una skin che più bella di questa non esiste, cioè sinceramente la vittoria alata, guardate qua, non potevano avere un'idea migliore sinceramente. Spettacolare, spettacolare, cioè complimenti agli sviluppatori e a quelli che hanno pensato ovviamente a queste skin, perché sono bellissime. Allora ragazzi, dovete sapere, in questo video dirò tantissime volte bellissime e complimenti agli sviluppatori, perché quando andrò a provare la Lucio Ball mi divertirò così tanto, mamma mia, rimarrò senza parole, giuro, questo aggiornamento qua ci voleva proprio. Andiamo a vedere l'arma. Ecco qua, classico bastone, però ovviamente in stile Vittorio Alato, ovviamente, con questi richiami all'arte ellenica greca. Mamma mia, che artista che mi sento. Reaper ottiene una skin bellissima, mamma mia. Biker, ragazzi, è spettacolare, non c'è niente altro da dire. Cioè, guardate qua, quanto è figo. Andiamo a vedere l'arma, per favore. Oddio, mi sembrano quei fucili Nerf. Vi giuro, sono troppo uguali. Quei cose che stanno in TV che sparano i cosetti, i proiettili di gomma. Vi giuro, sono troppo uguali. E qua ci sta anche un richiamo alla faccia di Reaper, su questa specie di rondella, questa specie di cosa tonda. Bello, mamma mia. Soldato 76 ottiene la skin più particolare di tutte. Allora, andiamo ad osservare bene. Allora, vediamo subito soldato con degli occhiali da sole, ok, e fin qui ci siamo. Poi abbiamo questa specie di tunica, vabbè, per fare le bistecche. Infatti c'è scritto raise the sticks, ovvero portate in alto le vostre bistecche. Dietro abbiamo il 76, ovviamente, di soldato. Qua abbiamo una pistola,
Strano, soldato non usa pistole, però ce l'abbiamo dietro qui. Ok, soldato usa un fucile d'assalto, comunque va bene così. Qua ha tre lattine di, diciamo, Coca-Cola, sarebbe la fiaschetta che mette a terra per curarsi. Vabbè, non proprio Coca-Cola, bibite analcoliche, vabbè, siamo là. È qualcosa di geniale, qualcosa veramente di geniale. Poi andiamo a vedere che ha la spatola e la pinza per poter girare le bistecche, ovviamente. Ma la cosa che ci piace di più, ragazzi, i sandali con i calzini. I sandali con i calzini. Come fate a non amarlo? Lui, il massimo della moda. I sandali con i calzini, quelli che tutti abbiamo ammirato, li porta soldato in un videogioco. Cioè, in overwatch. Mamma mia. Andiamo a vedere l'arma. Ah, assault rifle. No, vabbè. Qua sotto. Cioè, fucile di assale. Vabbè, dovreste capire l'inglese. Oddio, chissà in italiano come l'hanno reso. È difficile rendere le battute inglesi in quelle italiane. Bello il fucile, ovviamente. Andiamo avanti e vediamo la fiaschetta. Ragazzi, io purtroppo sto giocando in qualità bassissima perché il mio computer è un po' scarso. Però qua ci sono scritte tante di quelle cose. Ragazzi, se avete un PC più decente con impostazioni di qualità grafica un po' più alte delle mie, dovete andare le a leggere qui perché ci sono scritte un sacco di cose. Ad esempio, verso la fine sta scritto: attenzione, può far uscire lacrime ai nemici o una cosa del genere. Qua sta scritto heal up, ma bellissimo. Ah, cioè, sono emozionato. Sombra ottiene una skin. È la prima volta che la vediamo con i capelli sciolti, diciamo. Oppure è la prima volta che la vediamo così umana, ecco, perché insomma la vediamo in queste pose qui e è tutta strana. Poi la vediamo qui e sembra molto più umana, c'ha anche le pinne. Bellissimo. Come vi ho detto, sto ripetendo la parola bellissimo per un sacco di volte, ma è giusto che sia così. È giusto che sia così, ragazzi. C'ha pure gli occhialini per andare a nuoto. Andiamo a vedere l'arma. Ok, l'arma, niente di speciale, però ovviamente è bellissima anche questa. E infine, ragazzi, Widowmaker Côte d'Azur. Mamma mia, che pronuncia. Che dire, ragazzi, un'altra meravigliosa skin. Cioè, c'ha pure il tatuaggio qui. Una Widowmaker sicuramente in versione più umana, tranne per il colorito della pelle, che rimane quello lì blu. Vediamo la weapon. Niente male, niente male per la weapon. Torniamo indietro. Perché mi hanno detto che c'è un highlight intro nuova per Hanzo. Guardate qua. Cioè, è bellissima. Cosa vuoi di più? È una delle migliori highlight intro, secondo me. Cioè, guardate qua. Poi andiamo a vedere questa nuova emote di Ana, che prende una palla da... Ah, perfetto. Ovviamente la palla dovrà pur cadere. Infatti ho visto l'ombra, vabbè. Ok, vabbè, va bene così. È bellissimo, immagino già le Ana che fanno i team kill e buttano sta palla qua, sarà divertentissimo. E poi c'è Farah. Ok, va bene così. Oddio, fa dei movimenti un po' strani, devo dire. No, vabbè, è giusto, è giusto. Bella sta hit intro, però c'è qualcosa di strano, tipo nei movimenti di Farah, non lo so. Ecco qui. Va bene comunque perché è spettacolare lo stesso come hit intro. Ragazzi, andiamo a provare assolutamente la Lucio Ball. Adesso ci sarà uno switch di faccia perché questa modalità l'ho provata ieri ed ero veramente esaltatissimo. Che cazzo? Gioca. Ok, siamo in un campo. Penso... Oh mio Dio. Allora, mettiamo il boost. Posso ammazzare altri Lucio? Ah no, sono solo dei cazzotti. E c'ho il boop e l'amplificatore. Non posso sparare. Non posso uccidere gli altri Lucio, penso, no? Oddio, che spettacolo! Devo parare, devo... Ok, questo è il nostro. Perfetto. Aumentiamo la velocità. Perché l'ha buttata lì? Cioè, raga, le competitive di questo gioco... Di questo... Oh, devo fare gol... Oh! Sì, vabbè, ma è impossibile. Posso fare il wall ride? Penso di sì. Cioè, vado più veloce, no? Dai, dai, dai. Dai che raggiungo la palla. Faccio wall ride. Ok, vado più veloce, senz'altro. Dai, 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 dai. Ti ho tirato un cazzotto.
Dai, voi! Sì! Bellissimo! Ragazzi, sono da idea spettacolare! C'è anche il replay! Guardiamolo! Olè! Mamma, oddio santo, raga, 10-10, complimenti! Io non l'ho giocato l'anno scorso questa modalità, già l'ho detto. Ok, mettiamo velocità ovviamente per prendere il primo cazzotto. Facciamo così, andiamo a segnare. No, naia! Vai, 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 vai! Oh! Dove è andata? Dove è andata? Eccola, eccola! Mamma mia! Ula! Bravissimo! Bravissimo! Vediamo un po' che ha fatto. Palla al centro, il boop potentissimo però, mamma mia, pure da centrocampo ha fatto un gol spaventoso. Raga, nuova modalità della vita, cioè, evento bellissimo queste skin, mamma mia, sto veramente sbavando ragazzi. Troppo belle, probabilmente, ah no, i boop sono tanti, cioè nel senso si refulano dopo 3 secondi mi pare, perché... Guardiamo un attimo, vediamo un po' il cooldown a quanto sta. No, 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 buttala fuori, buttala fuori, buttala fuori, buttala fuori. E vabbè, ha segnato. Ok, il boop ci sta, come vedete, dopo 3 secondi. Vabbè, come l'uso normale, immagino, non ricordo troppo bene. E vabbè, questo è stato... Sì, infatti. Ok, qua non penso. Cioè, non ci vado subito aggressivo, anzi, mi sto un po' in difesa. Perfetto. Aumentiamo un po' la velocità. Andiamoci sopra così. No, 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 no. Dov'è, dov'è? Vai, vai. Pugno. Vai, 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 vai. Dai, questo ce lo possiamo fare, ce lo possiamo fare. Vai. Ok, cos'è la Sun Barrier? Cos'è? Sono più veloce. Dov'è la palla? Non la vedo. Ah, eccola. Quindi sono molto più veloce, perfetto. Ok, ho sprecato la ulti, ragazzi. E anche loro l'hanno fatto. Dai, vicinissimi. Siamo vicinissimi, ragazzi. Siamo vicinissimi. Vai. Vai, buttiamo dietro. Vai. Vai col gol. Vai col gol. Mamma mia. Segna. Abbiamo vinto? Oppure no? Oppure è proprio a tempo? Guardate che gol. Mamma mia, ragazzi, troppo bella. Complimenti agli sviluppatori. Cioè, mi sto divertendo un casino. No, evidentemente è a tempo. Ok. Troppo bello. Complimenti. Perché la palla è a destra adesso? Adesso aumento un po' la velocità. Così sfondiamo. Vai, 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 vai. Passa, passa, passa. Ok, la palla arriva qua. Stanno a fare tutti gli ulti. Peccato, c'ero quasi. Buttatela qua davanti. Buttatela qua davanti. Dai. 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 È vicinissima. Ragazzi, non sapete quanto mi sto divertendo. È bellissimo. Avrò detto la parola bellissima un sacco di volte. Devo parare, devo parare, devo parare. Via di qui. L'ho salvata. Vai, veloce. Dov'è? Aiuto. Mi metto a porta. Ok, no, sta andando in porta. L'hanno salvata. Culo. Dai, dai, dai. Questa entra in porta, questa entra in porta. Sì. No. E vai, sempre io. Bomber, sono in fiamme. Sono in fiamme, raga. Bello, bello proprio da morire. E uno se n'è andato, Goliath. Spettacolare. Tra l'altro la mappa è pure bellissima. Immagino, mi chiedo se ce ne siano altre, sinceramente. Corriamo. No, 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 no. Ah, qua ci stanno dei piattaforme per saltare. Hai capito. Bellissimo ancora. Io c'ho il boop, vediamo se riesco a fare un gol angolato. Ecco il che prima sono fatto un salto incredibile. Dai, 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 dai. Tra poco c'ho di nuovo la ulti. Si può fare una competitive tranquillamente su questo gioco. Infatti l'hanno messa, cioè su questa mia modalità. Perfetto, Xabriel ha fatto gol. Bravissimo. Mamma. Vediamo un po' che ha fatto. Niente, vabbè, tranquillo. Abbiamo fatto due boop vicini, però il gol l'ha dato a lui. Ovviamente qua non, vabbè, non si vede l'assist. Ok, qua io direi di non giocarci subito di amplificatore di velocità. Anzi, me ne sto un po' in difesa, magari la palla arriva da queste parti. Perfetto, andiamo un po' di velocità e buttiamola avanti. No, hanno avuto la stessa pensa la nostra. Salviamola, buttiamola un po' così. Boop di nuovo, save. Andiamo velocissimi, comandiamoci la palla. Dai, 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 dai. Poi, no, dov'è? Mancano 26 secondi.
hanno messo pure una colonna sonora bellissima con 30 secondi che rimangono. Ragazzi, hanno fatto una cosa spettacolare. Dai, a cazzotti, alla Doomfist. Dai, mancano 12 secondi. Vabbè, è ultra vinta nostra. Però almeno l'ultimo gol lo volevo segnare. Dai, 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 dai. Passa qui, passa qui. Bellissimo, ragazzi. Bellissimo. Guardate qua, che assist che mi ha fatto Xabel. Spettacolare. 3, 2, 1. Vai così, ci sarà anche la play of the game. Saltiamo, buttiamo via. Dai, 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 dai. Abbiamo pure un loot box. Se mi esce McKay giù mi tiro uno schiaffo qua. Lo giuro. Infatti sono sicuro di aver fatto una stronzata. Sì, infatti, bellissima. Xabriel. Io mi complimento con Xabriel. Bellissimo. Bene. Mi autovoto. Epic. Che cazzo mi ha votato in 5? Bellissimo. Io mi sono spammato qua nella chatbox. Maestoso, ragazzi, maestoso. Niente, complimenti. Complimenti al team di Overwatch. Bellissimo, sono contentissimo. Vediamo qua se troviamo una leggendaria. No, due rare. Ok. Ragazzi, molto velocemente è stato fantastico fare questa arcade. E come vedete qua ho perso un po' di rank perché mi hanno tolto 200 punti e sono stato una settimana sia a Praga che a Ischia. Quindi se non giochi per una settimana e sei diamante ti abbassano di parecchio i punti e è stato un po' bruttino. Ragazzi, grazie mille per avermi seguito. Voi mi trovate in descrizione in tutti i miei social. Mi raccomando, venite su Discord. Mi piacerebbe un sacco fare queste arcade con voi perché sono divertentissime. Complimenti ancora agli sviluppatori. Ragazzi, che dire, ci si becca al prossimo video. E fatemi sapere nei commenti che skin avete preso. Queste qua sono bellissime. Ciao. It's high noon.